Sono proprio contenta, sono contentissima che mi avete fatto questa visita in questa vecchia casa, dalle mura possenti, che hanno visto tante cose belle, ma anche tante cose brutte, se noi pensiamo alla guerra. Eh sì, lì ci sono le armi della Prima Guerra Mondiale. Ecco, lo zio Torino aveva un po' di timore quando nella Prima Guerra Mondiale era un ragazzino, era. Quando li ha trovati, dice, li ha tutte sotterrate nella campagna qui a fianco. Quando mio marito, siamo venuti qui e mio marito si è messo a sistemare la campagna come giardino, eccetera, l'ha trovate sotterrate. Quelle sono le armi della Prima Guerra Mondiale, messe su un vecchio letto. Io sono nata in questa casa tanti anni fa, ho 80 anni, più di 80 anni. Questa casa è stata costruita come albergo alla stazione dai miei nonni. Circa metà dell'Ottocento l'Austria ha fatto la ferrovia. Allora i miei nonni hanno pensato bene di fare un albergo qui, perché la stazione di Cagliano era una stazione molto importante, perché c'era oltre Cagliano, Volano, Besenello e tutta la valle di Folgaria. A quel tempo tutto partiva con il treno. Gli alimenti, il legname, la frutta, la verdura, sempre tutto con il treno, perché non c'era i mezzi che ci sono oggi. Anche la gente che stava un pochino bene e andavano in villeggiatura su in Folgaria, prendevano il treno e si portavano dietro un baule con dentro le cose, dei vestiti, eccetera. E qui la stazione era veramente una stazione di grande movimento. Nella Prima Guerra Mondiale questa casa è stata requisita dal comando tedesco. In questo salone è stato trasformato in un ospedale dove venivano i feriti più o meno gravi. Dopodiché dietro alla casa c'era la campagna con tante tende. Ogni tenda c'era una croce rossa e qui abbiamo una fotografia che dimostra tutto, la casa e le tende adiacenti dove venivano i feriti portati da questo piccolo ospedale. Dunque la mia nonna è rimasta con due figli a portare avanti questa attività. Alla fine dell'Ottocento è nato sia il cinema dei fratelli Lumière e sia anche un organetto che adesso ve lo faccio vedere. Subito dopo la guerra, nel 1919, la nonna comperò quell'armadio là, che vedete, è un organetto. L'ha comperato appositamente per l'ambiente, cioè per l'albergo, perché suona a due rulli, due grandi rulli, uno dei quali è stato distrutto dai tedeschi, come è stato distrutto il pianoforte da concerto. Però è rimasto uno, con sei canzoni ballabili. Ecco, questo è l'organetto. L'organetto che oggi si chiama jukebox, però va elettrico, si mette però anche in jukebox la monetina, come si faceva tanti anni fa. Qui si cambia le canzoni da 1 a 6, qui si preme per andare o più veloce o rallentato.
poi con la manovella, sempre con la manovella naturalmente. Il jukebox di oggi, questo è il padre, è nato alla fine dell'Ottocento. Questo sacco, ho trovato questo sacco, sapete che cos'è? No. No, assolutamente, ve ne avevo parlato a voi. Un cappotto. Ah no, tesoro. Allora, guardate, questo è un sacco. Una volta non c'erano i materassi di lana. Adesso neanche quelli, adesso ci sono i materassi di lattice. Tre delle mie stanze sono quei materassi di lana, perché loro hanno, fin dall'inizio dell'albergo, avevano i materassi di lana. E questi sacchi servivano per fare dei materassi con le foglie del grano turco. Alla mattina si alzava e il sacco aveva un'apertura in centro e con le mani si entrava, si sollevava le foglie e poi facevano il letto. Sempre con le foglie di grano turco, perché i materassi di lana non c'erano a quei tempi. E questo è durato fino a pochi anni dopo della Seconda Guerra Mondiale, dunque parliamo verso i 50, perché nelle case contadine c'erano ancora, adesso non ci sono più neanche nelle case contadine. Si rinnovava i materassi con le foglie nuove. E l'ho trovato, guardate, anche grazie, devo dire, se tutte queste cose che vedete, devo ringraziare anche i miei cari perché le hanno custodite, le hanno conservate bene. Io le ho trovate e le ho gustate veramente assieme alla mia famiglia. E questo qui l'ho scoperto da poco in un baule originale, mai adoperato. Questo è principalmente per il rispetto dei miei cari, loro hanno conservato e io continueranno anche i miei ragazzi, perché mi sono vicino e mi danno una grossa mano. Oggigiorno no, non si dà proprio grande importanza allo scritto, no? Si scrive anche un po' così. Una volta però, guardate come scrivevano, dobbiamo tener conto che questi scritti sono con l'inchiostro. Ma come è scritto? Come è tenuto il quaderno? Questi sono anni, ragazzi? Tra poco hanno 100 anni. Ma pennello usato, la stilografica. Pennino, se vuoi ti faccio vedere anche il pennino. Mentre questo registro è il registro dell'albergo, vedete? Certo che l'amministrazione di una volta dell'albergo non è certo l'amministrazione di oggi, perché è molto più semplice, però anche a loro, anche a quel tempo, lo zio era obbligato a registrare tutto per bene su questi registri, che venivano poi anche controllati, perché c'è il marchio, c'è il timbro, perciò era un'amministrazione semplice, però ordinata, insomma. Ricordo anche un particolare molto toccante. Nell'estate del 43 passava dei treni che portavano dei prigionieri in varie località, e una volta in modo particolare, perché ero presente, ero piccolo ma comunque abbastanza per ricordarmi, il treno si è fermato e parte dei soldati hanno dato i permessi ai tedeschi di scendere per prendere, perché avevano un caldo, le
e avevano sete queste, e sono venuti qui e c'era un via vai, lo zio dalla cantina alla cucina, la nonna, la mia mamma, in servienti anche c'era. Io ero sul corridoio che guardavo questi ragazzi, mamma mia, una processione di ragazzi che chiedevano da bere, acqua, vino, quello che c'era, lo zio ha dato le gassose, che oggi si chiamano aranciate, ma allora si chiamavano gassose. Era un via vai, e mi ricordo questi soldati, questi ragazzi giovani, pensate, poverini, che venivano a chiedere un bicchiere d'acqua. Per loro erano un miraggio, ecco, perché la sete su questi treni, colmi di persone.